meraviglioso popolo di Radio Punto Nuovo, rieccoci, bentornati, ben ritrovati, ben tutto, sono guarito, Alessandro Montano, Alessandro Montano! Non vedo cosa ci sia da festeggiare, onestamente. Buongiorno, ben ritrovato Marco Giordano, alle amiche e amici di Radio Punto Nuovo. Ti sono mancato! Che per 7 giorni hanno sentito la mia vera voce quando sono entusiasta, negli ultimi 7 giorni, hanno sentito il come... suona la felicità davvero nelle corde vocali. Che brutta persona che sei. Che brutta persona. Potrei dire lo stesso. Potrei dire lo stesso. Amici, ve lo dico ancora una volta, ve lo dirò sempre. Vaccinatevi. Dopo esserci passato, vi dico che senza vaccino, chissà in questo momento per quanti giorni Montano stava ancora senza di me. Quindi vaccinatevi, vi prego, vaccinatevi, tutelate voi stessi, i vostri cari, state bene, state in salute, anche perché dobbiamo vivere un finale di stagione di quelli eclatanti, esaltanti, un sacco di non lo so, fate voi quello che volete fa, ditemi voi, ditemi che finale di stagione è, se ve ne importa qualcosa, 380 127 2000, ripeto 380 127 2000. Ma Chiariello c'è? Dove sta Chiariello? Fate arrivare Chiariel, voglio sentire Umberto Chiariel. Poi c'è Giovanni Annunziata che devo salutare tutta Radio Punto Nuovo che mi ha spalancato le sue porte al mio rientro, al mio ritorno. Amici, mi siete mancati. Si sente la mancanza della radio. Vabbè, detto questo, noi tra un attimo andiamo avanti anche con i primi ospiti di questa trasmissione, ma non vi posso lasciare qualche giorno che scoppiano le bombe. Non quelle metaforiche, ovviamente siamo in un periodo di guerra, lungi da me dal dire cose no, poco carine, poco garbate. Allora, Zaniolo a Napoli. Io 13:45 ne parliamo con chi ne sa tantissimo, quindi state lì che 13:45 ne parliamo con chi ne sa tantissimo. Poi dobbiamo Zaniolo, io non credo che sia possibile. Detto questo, non credo che sia possibile Zaniolo al Napoli, però le vie di De Laurentiis sono infinite. A proposito di De Laurentiis, torneremo sulle parole che in esclusiva ieri Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato ad Umberto Chiariello e ad Alessandro Montano qui a Radio Punto Nuovo. Quindi cercheremo di andare a capire un po' come stanno le cose in ottica azzurra. Tra un attimo anche facciamo il quadro del campionato, perché che stagione è. Detto questo, doppio colpo del Napoli in ottica mercato, assolutamente possibile. Ieri abbiamo dato la notizia di Kvaratskhelia, questa è la pronuncia esatta, poi Montano che è esperto in georgiano mi dirà se è la pronuncia esatta. Kvaratskhelia dovrebbe essere comunque la pronuncia esatta, questo ragazzo georgiano classe 2001 che è veramente molto forte. Poi c'è anche Oliveira che è vicinissimo al Napoli, quindi attenzione, doppio colpo in entrata per il Napoli. Ma soprattutto oggi c'è da parlare di questa questione di Zaniolo, che è davvero simpatica, divertente. Secondo me serve allora, fin quando tu parli di Kvaratskhelia dici vabbè, Kvaratskhelia è il ragazzo che il Napoli prende, è la notizia e ci sta. Io non so quanto in questo momento parlare di Zaniolo serva. Ne discutevo arrivando qui in radio con alcuni amici che hanno attività commerciali proprio in maniera antistante la radio, e che facciamo, ce la facciamo, non ce la facciamo e così via. Finalmente, viva Dio, si inizia a sentire un clima un po' più effervescente. Le scorie residui del 2018 di Napoli-Verona residuano, resistono, sono difficili da estirpare, sono veramente come la gramigna, sono difficili da estirpare. Io però vi voglio fare un ragionamento, cari amici. Il punto qual è? Il Napoli in Champions League, salvo imprevedibili ed imprevisti scivoloni pazzeschi, adesso cerchiamo di parlare seriamente, fuori da scaramanzia, metafore e così via, il Napoli in Champions League ci arriva. Amici, la società, il suo obiettivo lo ha raggiunto. L'obiettivo del Napoli principale di questa stagione era il ritorno in Champions League. L'obiettivo è stato raggiunto.
Io non voglio fare, come dice Umberto Chiariello, il tribuno del popolo, che sto lì a infiammare le folle, anche perché non ne sono nemmeno capace. Ma quello che in questo momento conta è capire che ci deve essere un conglomerato unito, tutti, perché l'obiettivo, la società l'ha già vinto, l'ha già fatto. Lo scudetto deve essere l'obiettivo di un popolo, non di una società. Mettetevelo in testa. Perciò parlo sempre di unità. Chiariello, ci sei? Non mi ci farà... sono, tu mi senti? Forte, chiaro e lampante, Umbi. Hai detto l'unica verità di questa giornata, che sarà l'unica verità delle prossime due ore. Qual è? Che non sei capace. Bravo, appunto. Bravo, non sono capace. C'è Franco Ordine con noi. Franco, buongiorno. Ah, allora diglielo a Franco Ordine che sei un pisquano, diglielo. Franco, sono un pisquano per non dire altro. No, tu non sei un pisquano. Perché? Tu sei uno che fa rima con pisquano, ma che vede lontano. Franco, di questo ti ringrazio. Fantastico. Franco, io lo ribadisco e lo ripeto. La società sportiva Calcio Napoli, il suo obiettivo lo ha raggiunto. Di fatto, andare in Champions League è l'obiettivo della società. Perché tu così metti un po' di ordine nei bilanci, raggiungi l'obiettivo prestigioso, e tra vetrina, squattrini e tutto quello che comporta, la Champions League è l'obiettivo. Io dico, proviamo a ragionare diversamente. La corsa scudetto, la volata verso lo scudetto deve essere l'obiettivo di un intero popolo, non di 25 giocatori più Spalletti e di qualche dirigente. E serve, come dimostra per esempio anche l'ambiente milanese, qualcosa di più e di diverso, secondo me. Franco, poi vado da Umberto. Allora, tu ragioni, diciamo, tra virgolette, da comunicatore da una parte e da amante, diciamo, della tua squadra e della tua città dall'altra. Io devo dire che adesso non so perché tu faccia questo ragionamento, forse perché tu hai visto qualche voce stonata, dissonante rispetto La voce stonata è la Gazzetta che ha attaccato il Napoli parlando di telenovela Osimhen, che non ha amato le compagni, che francamente è un'invenzione pura, perché Osimhen aveva un normale permesso e questa lo stanno in cielo e in terra. Però Umberto, dammi, guarda, ascolto un consiglio fraterno, ma queste robe qua sono sempre esistite, non hanno mai modificato l'assetto di un campionato, non devi rincorrere queste robe qua, è troppo provinciale questo continuo vittimismo per un titolo, per una roba. Lasciate perdere, voi quello su cui vi dovete concentrare sono due aspetti. Non so se voi avete letto oggi la Gazzetta, le pagine dedicate all'Inter. Praticamente sono ripresi, erano stati sospesi due settimane fa, sono ripresi i lavori in Piazza Duomo per allestire il palco dove devono fare la festa della seconda stella. E se tu leggi oggi le quote ritoccate dai bookmaker, che non è gente che danno l'Inter favorita di nuovo, danno l'Inter favorita di nuovo. Esattamente. Quindi queste sono le cose sulle quali si può discutere, bisogna discutere eventualmente. Quella roba lì, lascia Osimhen, sono pettegolezzi da spogliatoio, insomma, obiettivamente non contano nulla, non c'è la cattiva idea. A proposito di questa cosa, Franco, ma tu che quote scudetto daresti in questo momento a questo stato dell'arte? Perché ogni domenica cambiano in funzione della giornata, una giornata pro Milan è diventata una giornata anti Milan, quindi dimmi tu allo stato attuale cosa prevedi come quote tra le tre. Io non ho mai cambiato idea e voi per fortuna ne siete testimoni. Io ho sempre detto Inter-Napoli, il Milan arriva, se va benissimo, terzo, altrimenti no. E quindi continuo ad avere quest'idea, perché è un'idea che è, diciamo, piantata sulla base... Ma tu al Milan dai terzo possibilità, o gli dai 20, 30, 15, non so. Sì, diciamo 40, 40 e 20. Quindi questa 40, è... 40.
è la mia scaletta. Perché ho dato 34 Inter, 33 in Napoli, 33 in Milan, 34 Inter, un solo punto di distacco. In questo momento vedo 34 33 33. Va benissimo. Il 34 deriva dal fatto che si arrivano a pari l'Inter davanti al Napoli, solo per questo motivo. Sì, vabbè, comunque insomma, al di là di tutto questo, voglio dire, il vero problema di fondo, secondo me, non è questo qua, Osimhen, la Gazzetta, no. Il vero problema di fondo che ignorate purtroppo a Napoli, non avete capito che cosa, qual è il cetriolo che va, che stanno preparando, è il seguente, e cioè la malsana idea secondo cui, siccome tu hai subito qualche torto negli anni passati, tutto quello che di buono e di regalato ti viene è una parziale, come dire, è un parziale, una, sì, esatto, dei torti subiti. Se voi leggete, sentite Riccardo Ferri a Pressing, Paolo Bonolis e tutti gli altri come dire, componenti della propaganda, dicono tutti la stessa cosa. Sì, quindi gli interisti piangono più dei napoletani, sono più piangioni di noi. No, non sono piangioni. No, perché uno che è piangione è piangione. Loro, no, loro dicono che questo è dovuto per riparare ai danni passati, hai capito? È diverso, non si può essere piangione. Quindi i deferimenti che sono partiti li vedi con sospetto? Ad orologeria? Che cosa? I deferimenti che il Napoli ha subito, due ne ha subiti, ben due, uno per le plusvalenze e uno per la vicenda Juve-Napoli. No, quello non c'entra niente, queste sono due cose che non c'entrano niente. Tu pensi che non decideranno mai, insomma, non ci saranno ripercussioni? Ma dai, no. Sulla classifica non credo, no, assolutamente. Dai. Scusate, non ci sono state conseguenze sulla classifica quando non venivano pagati gli stipendi. Dai. Vabbè. No. Quindi tu reputi più pericoloso il potere che sta mettendo in campo mediatico l'Inter, quello lo trovi più pericoloso? No, no, non mediatico, no, io parlo proprio di tutta la di tutta la propaganda che c'è, la propaganda, che c'è intorno. Senti Franco, dimmi una cosa, per che cosa è successo al Milan contro il Bologna? È solo sfortuna? E poi è successo quello che è successo altre volte. Vi ricordate l'anno scorso la penultima Milan-Cagliari 0-0, che se vinceva aveva già garantito la Champions e che invece dovette poi andare a vincere a Bergamo, sì, all'ultima, sì, per sì, arrivare sì, addirittura poi al secondo posto. C'è il braccino il Milan. La stessa cosa, quando ha la pressione addosso, diciamo che deve assolutamente, vengono fuori tutti i vizi della gioventù, cioè la frenesia, la voglia di vincere subito, di fare gol dopo tre minuti. Quando invece c'è la pressione negativa, nel senso che tutti li considerano spacciati, vengono fuori le virtù. Franco, io ti non so, è un'ultima domanda per salutare Franco, cioè che gli vuoi chiedere? Vabbè, mi conforta molto quello che dice, perché insomma il suo ottimismo, da uomo esperto qual è, mi contagia. Io forse come sono contagiato dallo scetticismo napoletano. A Napoli gira sempre quest'anno, gira quest'area, dice tanto a noi non ci fanno vincere, tanto alla fine succede qualcosa per cui il Napoli non vince. Io però dico questo, Franco, ma se non ora, quando? Questo è il campionato più aperto che io ricordi, perché non c'è una squadra realmente cannibale, non è la Juve degli anni passati, o in generale la Juve è cannibale. Quando non c'è la Juve non c'è neanche il Milan di Sacchi, l'Inter di Trappattoni, cioè sono squadre buone ma imperfette, tutte e tre. Quindi ora o mai più, secondo me, tu che ne pensi? No, mai più è un errore. Mai più, perché nei prossimi anni De Laurentiis si rifarà il progetto. Questa è la squadra a fine ciclo, i suoi principali protagonisti vanno via. Il problema vero è secondo me l'età media della squadra, quello sì è un problema, sì. Nel senso che questa è una squadra che diciamo
è nel pieno della sua maturità in questi anni. Però secondo me ora mai più, secondo me nello sport non si dice mai. Bene, fra, sono 32 anni che aspettiamo, vorrei ricordarti che l'orologio comincia a essere vecchiotto, C'è gente che non. C'è gente, voglio dire, i quarantenni non l'hanno mai visto, scudetto, erano bambini. Tu sei un uomo fortunato. Sei fortunato. Io sai da quanti anni che non vedo la Serie A col Foggia. Ma ti piace sto Zemallandia? Ti piace, no? Ti piace Zemallandia, questa versione di Zemallandia, ti piace? Sì. Sono stato giù a vedere il derby col Bari sotto un diluvio universale, mancava soltanto l'arca di Noè e poi eravamo al completo e però ti devo dire francamente che nonostante tutta quell'acqua eccetera si vedeva proprio il suo calcio antico, ma anzi moderno, che è esattamente il contrario di quella oscenità a cui ho assistito ieri sera vedendo Manchester City, Atletico Madrid. No, l'Atletico ha fatto un catenaccio clamoroso. Veramente, pazzesco. Beh, Franco. Ma, scusami, aspetta Franco. Vai. È stato peggio l'Atletico ieri sera o l'Inter a Torino sabato? No, qualcosina L'Inter ha fatto più. Un giro in porta. L'Inter ha fatto un giro in porta. L'Atletico Madrid non ha fatto manco uno. Mamma mia, tremendo. Franco, un abbraccio, grazie. Saluti. Ciao Franco, ciao, grazie a Franco. Ordine, Umbi, ti sono mancato, no, dimmi la verità. No. Umberto, dimmi Montano, la verità. Montano, chiediamo un supplemento di indagine per Umberto, lo so, per lo maligno. Cioè, sono imbarazzato io in primis in questo momento. Dai, ti sono mancato. Ci dichiariamo prigionieri politici. Ma di chi? Di cosa? Ma perché? Di te. Ho questa trombetta nelle orecchie maledetta. Stamattina sono andato a fare. Mi sentivo bene già da ieri. Ho detto, cazzo. Che guaio, adesso. Esco negativo. Così. Stamattina sono andato a fare il tampone alle 8:15. Stavo da solo là fuori. Dai, devo fare il tampone, devo fare presto, devo andare in radio, forza! La prima cosa che hai fatto è rotte scatole la mia, chiamata a me per rompermi le scatole. Sì, stamattina l'avrò chiamato 20 poi volte. Poi quando non ho ancora preso il caffè, sentire sta voce mi trapana il cervello, mamma, io ti avrò chiamato 20 volte, da sei contento? No, se ce la faccio. No, non sono contento, no. Ce la faccio. Ma come non ce la faccio? Questo è il momento. Questo è il momento dell'afflato. Questo è il momento dell'unione. Anche io e te dobbiamo essere compatti. L'obiettivo, la società l'ha raggiunto. Adesso c'è bisogno di raggiungere l'obiettivo di un popolo, di una generazione. C'è bisogno di raggiungere un obiettivo storico. Montano, offri le mentine a questo qui che vuole l'afflato. Ma io una volta che uso un termine un po' più importante. Ma urli. L'hai studiato una settimana. Poi urli. No, non urlo. Non stai urlando. Sto urlando. Ci sono arrivati anche molti messaggi. Quei poveri cristi con le macchine, con i bambini che escono da scuola, che sentono le tue urla belluite. Ma tu li fai sbandare. Tu sei. Ma bisogna fare la chiamata. Bisogna fare la chiamata. Non finisce questa cosa, ma che è sta scimità? Ma non è così, voi non lo capite. Poi un giorno direte, fare? La gente riempirà lo stadio delle prossime partite. Bisogna riempire le piazze, bisogna riempire tutto. Forza! Pensa solo così, Osimhen ha dato la palla dentro, punto e basta. Ma le prossime due, sono, mamma mia, sono io quello. Io sono molto preoccupato. Sono quello snodo fondamentale. E ti dico che la Fiorentina la superiamo di slancio, anche secondo me Benino ci darà il filo da torcere, ma non sono pessimista sulla Fiorentina. Poi uno quando fa i pronostici li fa che li sbaglia. Io per esempio dissi che tra Milan e Verona temevo il Verona e non il Milan, invece col Milan abbiamo perso e col Verona abbiamo vinto. Allora che vuol dire? Sono sensazioni che non sempre si vedono esatte. Io per esempio non temo la Fiorentina e temo la Roma, poi magari succede il contrario. Però io la paura è che due vittorie su due, con due squadre così, facciamo fatica a farle. È anche vero che non è vero che ci vogliono 7 vittorie per vincere lo scudetto, non ci credo che queste squadre vincono 7 partite consecutive. Neanche io, perché sono imperfette. Però
ti dico, pensiamo alla partita della volta, battiamo la Fiorentina e si può fare. La Fiorentina fino a oggi, ragazzi, ma non stiamo parlando di chissà quale squadrone, sì, è una squadra ostica, tutto quello che ti fa, ma stiamo parlando di una squadra battibile, non è una squadra tignosa, una squadra di quelle rognose. È una bella squadra. Allora, guarda, la Fiorentina finora c'ha questo, c'ha questa situazione, no? Andiamo a vedere la classifica. Facciamo così. Già si sta lamentando Montano, che già si sta lamentando, teniamo che siamo tempi, fuori di un minuto. Teniamo i tempi. Già si sta lamentando. Aspetta, se no questo si lamenta, chi lo sopporta? Va, pochi secondi, ritorniamo tra poco. Mente, posso tornare a dire, ma dov'è Umberto? Umbi, dove sei? Voi, cosa vuoi? Ciao Umbi, ciao. Mamma mia, mi sono ripreso. E tu che, allora, pensavi che non mi riprendessi più? Dammi il microfono. Che popolo vuoi? Di Radio Punto Nuovo, ecco. È tornato Giordano. No, che poi c'è stato anche un disorientamento. Lo vedi, mamma mia, monta e fammi di due parole. È una settimana che non parlo, fammi di due parole. Mi fa sempre segno. Chiudi il microfono. Se vuoi dire due parole, prendi appuntamento con Umberto e gliele dici. Se sei in diretta per due ore devi tenere i tempi della trasmissione. Quindi chiudiamo un attimo il microfono di Marco. Umberto, vai pure con il tuo editoriale. L'Edito Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Non è poi così tanto vero che il calcio italiano non faccia proseliti nel mondo. C'è una scuola di pensiero che si chiama ciolismo, che è la versione aggiornata del catenaccio di Elenio Herrera. Stiamo parlando di un calcio antico, riproposto sempre, ma l'abbiamo visto anche in Inter-Juventus, anzi in Juventus-Inter. Abbiamo visto una partita orrenda. Sacchi ha perfettamente ragione a dire: io mi vergogno che il calcio italiano esporti questa partita nel mondo e da questa immagine di noi. Sono partite dove ci si basa sull'episodio, sul nervosismo, sul problema arbitrale, sulla garra, sul colpire l'avversario col tatticismo. Ma il gioco del calcio dov'è? Ieri ci ha messo 70 minuti il City di Guardiola per sbloccare quella partita. Ma sono stati 70 minuti di nulla. Perché c'era una squadra che non giocava a calcio. Il calcio italiano purtroppo questo esporta, perché il ciolismo è un prodotto tipicamente italiano. Simeone si è formato in Italia, ha imparato tutti i trucchi del mestiere in Italia, poi lascia stare che ha portato l'Atletico a livelli altissimi, che ha fatto benissimo, che ha creato un mito, una generazione, tutti i meriti di questo mondo. Ma oggi quel calcio è veramente una sbobba indigesta. E purtroppo in Italia si gioca male, perché abbiamo due eccessi. Gli allenatori cosiddetti giochisti, un termine che io detesto, che non hanno limiti o freni, sono dei ingenui, degli imbecilli tatticamente parlando, oppure sono semplicemente degli avventuristi in cerca di gloria personale e non fanno il bene dei loro club. Io non posso accettare che Zanetti al Venezia giochi in quel modo, che Italiano al Fiorentina giochi in quel modo, che De Zerbi al Sassuolo giocasse in quel modo, perché per me l'allenatore è bravo, è quello che presenta in campo una squadra equilibrata, che tiene in debita considerazione le due fasi di gioco. Mazzarri, quando era Mazzarri, aveva il Napoli di Mazzarri, attaccava con tre uomini, e Sacchi lo diceva sempre dalla Gazzetta. Ora vi piace o non vi piace Sacchi, ma Sacchi il calcio lo capisce davvero. E diceva: non si può attaccare con così pochi uomini. Il Napoli, da questo punto di vista, è la squadra più equilibrata di tutte, perché ha un buon rapporto tra fase difensiva e fase offensiva. È la squadra che subisce meno gol, ma produce anche abbastanza. C'è una squadra che non attacca con tre uomini, o con due, o con lancio lungo di 60 metri o di 40 metri. È una squadra che fa le due fasi. E le fa bene. Ora la Roma di Mourinho sta trovando un equilibrio nelle due fasi. A me le squadre che fanno una sola fase, ma fanno in ilitterizia. O perché sono troppo pavide, troppo chiuse, mettono i pullman davanti alla porta, che per me è l'anticalcio,
ma sono avventuriste, questa difesa da partenza da basso di gente con i piedi quadrati. Noi con l'Atalanta nei primi 10 minuti siamo usciti 2 volte, che abbiamo perso palla 2 volte in maniera sanguinosa, ma sanguinosa, mi sono spaventato. Poi abbiamo migliorato la fase di uscita e li abbiamo fatti male col palleggio a quelli dell'Atalanta, che sono una squadra aggressiva. Il Napoli è una squadra equilibrata, il Milan una squadra di strappi, ma non è una squadra equilibrata. L'Inter di Inzaghi ha avuto una regressione sul piano del gioco spaventosa, perché prima faceva le 2 fasi, adesso è una squadra inguardabile. A Torino ha giocato solo per non prendere gol. È questo che non posso accettare oggi, al 2022, quando siamo fuori da tutti i giochi mondiali, da 4 mondiali che prendiamo botte e non ci andiamo proprio. Da 12 anni non vinciamo una Coppa, una Champions. Da 20 e passanti non vinciamo un'Europa League, mai vinta da quando esiste. Continuiamo a pensare alla difesa a 3, il libero staccato, 3 contro 2, dobbiamo, o 3 contro 1 spesso volentieri, regaliamo l'uomo al centrocampo come ai vecchi tempi della tornante del terzino fluidificante e del libero staccato. Siamo indietro. E chi invece vuol fare l'avanti, l'engagé, l'allenatore impegnato, intellettualmente impegnato, fa disastri in senso opposto. Ma perché dal calcio italiano è scomparsa la parola principale? Ci abbiamo vinto dei mondiali con questa parola, che si chiama equilibrio. Berzot nel 78 e 82, pur puntando sulla difesa, aveva inventato la ripartenza, che non era più il contropiede. Il contropiede significa che il metodista fa un lancio di 60 metri, l'ala parte e il centravanti chiude. 3 passaggi e gol. Meraviglioso, straordinario, sfruttamento dello spazio totale, tempi di esecuzione rapidissimi. Ma fai 3 azioni in una partita e 90 minuti li tieni tutti chiusi nella tua metà campo, con il centro bassissimo a protezione della porta, creando la muraglia umana per togliere spazio agli avversari. Ma mi si dice, ma il calcio è un gioco di spazi. Se io tolgo spazio all'avversario, li creo ai miei, sono bravo. Ma non lo puoi fare 3 volte in una partita. Berzotto lo faceva 15, 20 volte in una partita. È così Lippi, che nel momento decisivo con la Germania, ha il coraggio di giocare con 4.4 in campo. Totti, Del Piero, Gilardino e Iaquin. Faccia a faccia, tanto la mia difesa è più forte della tua, vediamo chi vince. Questo è il calcio che mi piace, ma con equilibrio. Oggi io vedo le 2 realtà distanti tra loro, o si esagera in un senso o in un altro. Ecco perché ho un po' di fiducia nel Napoli di Spalletti, perché di tutte le squadre è forse quella che ha più equilibrio di tutte. E ovviamente non avevi ancora letto la notizia che è appena venuta fuori. Victor Osimhen ha finito l'allenamento prima della sua naturale chiusura per un risentimento alla coscia sinistra. Tutto bene, madama la Marchese, tutto bene, meraviglioso. Si avvicina la partita determinante. Osimhen, risentimento alla coscia sinistra. Vabbè, pochi secondi, ripartiamo. Io veramente inizierò a chiedere delle benedizioni speciali per il Napoli. Vi dico che ovviamente il collega Ciro Troise, non appena avrà notizie, non appena avrà aggiornamenti, ci contatterà e sarà in diretta con noi per darci qualche dettaglio. Ci possiamo limitare a ripetere la notizia. Dal report dell'allenamento del Napoli si evince che Victor Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra. Un bel risentimento alla coscia sinistra, che può significare? Niente, tutto. Ha appena niente. Sentito un dolorino, si è fermato. Appena sentito un dolorino, tu dici, fermi subito tutti. Non enfatizzerei. Aspettiamo di capire, vediamo se domani torna in gruppo. Il risentimento alla coscia sinistra vuol dire sentito un dolorino e si è fermato. Ripeto il discorso, la Fiorentina su 30 partite ne ha vinte 15 e 15 no. 50% di vittorie. Lo so. E l'altro 15 ne ha fatti 5 pareggi e ben 10 sconfitte. La squadra ha perso 10 volte. Sì, assolutamente. E negli ultimi tempi non sta viaggiando benissimo. Quindi
Noi la stiamo dipingendo come un mostro. Lo il so. Mostro non è. Va affrontata con intelligenza, attenzione, determinazione, concentrazione, ma non creiamo il mostro. Attenti alla Roma invece che sta avendo qualcosa di importante. Allora, io ti voglio presentare adesso l'ospite perfetto per parlare di tre temi: della Fiorentina, del Napoli, squadre delle quali è doppio ex, e anche per parlare di Benevento, perché non ci ha mai militato nel Benevento, ma è stato l'uomo che ha creato come allenatore Fabio Caserta, visto che Fabio Caserta è stato il suo vice e l'ha spinto a diventare allenatore del Benevento, che così bene sta facendo e che sta risognando la Serie A. È con noi Gaetano Fontana. Buongiorno mister. Ma non si chiama Gaetano. Come si chiama? Non si chiama Gaetano, ma ti devo sempre rimproverare. Lui è il famoso Jimmy Fontana senza chitarra. Jimmy Fontana senza chitarra. Vabbè, mister Umberto Chiariello è così. E ti dava delle punizioni straordinarie. È vero, è uno punizioni, mister, che tiravi. Un saluto affettuoso a tutti. E anche, direi anche senza voce, oltre che senza chitarra. Ecco, tra le altre cose. Siamo tutti quanti un po' così, vabbè. Mister, ma detto questo, dimmi subito una cosa. Ma un centrocampista del tuo livello oggi avrebbe fatto una carriera diversa? Sì, probabilmente sì, ma dico sì non perché magari mi sento superiore agli altri, ma perché oggi ci sono delle informazioni completamente diverse rispetto a quando giocavo io. Nel senso che il mio calcio era un calcio molto più pratico, che viveva sulle qualità anche individuali. Stava nascendo la cultura della tattica abbinata alla conoscenza calcistica. Gli allenatori ancora non erano così dotti ed evoluti come sono adesso, e oggi è un vantaggio per il calciatore avere delle informazioni che possono riguardare l'organizzazione tattica avversaria, come ragiona anche un singolo elemento avversario e nel contesto della squadra che devi affrontare, l'organizzazione della stessa squadra tua, perché ci sono delle conoscenze sui principi e sugli sviluppi che sono molto più approfonditi, non dico evoluti, ma sicuramente più approfonditi, perché una volta c'erano anche, però oggi c'è, come dicevo, una conoscenza diversa, e questo sicuramente per un atleta è un vantaggio. Umberto, prego. Beh, Fontana ha avuto un percorso alla Pirlo. Nasce numero 10, grandi piedi, grande tiro, grande sapienza, ma non ha il cambio di passo. Arretra, regista ed è il meglio di sé. Oggi c'è una carenza nel ruolo enorme. Brozovic è un panda. A Napoli abbiamo scoperto Lobotka come giocatore straordinario, uscito dalle nebbie gattusiane, relegato in tribuna per tutta una stagione. E è tornato in auge il metodista nell'imperante 3-5-2 che in Serie A la fa per la maggiore. Ma sì, io credo che non solo per il 3-5-2, tutti quei... anche il 4-3-3, anche il 4-3-3. Sì, un centrocampo a 3, dove c'è questa figura che fa da raccordo tra la difesa e il centrocampo. L'attacco diventa fondamentale, perché avere un giocatore con le qualità tecniche importanti, che sappia legare le fasi del gioco, è determinante. Ma io onestamente lo metterei sempre, a prescindere dal sistema tattico, perché oggi non si può non avere a disposizione la qualità tecnica quando c'è una grande fisicità in ogni squadra, c'è un grande ritmo, una grande intensità, e quindi avere dei giocatori che sappiano trovare delle soluzioni dentro quell'intensità, dentro quell'aggressività, credo che sia fondamentale. Ovvio che poi c'è da tenere degli equilibri che sono sempre fondamentali per una squadra, però i giocatori di talento io li preferisco, ovviamente. Mister, veniamo un attimino a Fiorentina-Napoli. Però scusami un attimo, vai. Il mister ha parlato di grande intensità, e invece noi proprio su questo piano, che siamo secondi a tutti in Europa, l'intensità in Italia non è quella che vediamo. Però è cresciuta rispetto al recente passato, questo va detto.
sì, assolutamente. No, siamo sicuramente indietro rispetto agli altri, ma in Italia è cresciuta tanto. È cresciuta perché comunque, come dicevo prima, c'è anche una metodologia allenante differente rispetto ai tempi in cui giocavo io, ma è ovvio che siamo ancora distanti rispetto ai campionati stranieri, perché comunque c'è anche una cultura che differenzia le cose, perché oggi chi ti dà intensità, chi ti dà volume di corsa, ovviamente sono i giocatori evoluti, ma nello stesso tempo giovani. In Italia facciamo fatica a reclutare giovani calciatori, perché al primo errore li bocciamo, perché ancora non pronti, ancora non capaci di sostenere determinati ritmi, ma al giocatore giovane non gli possiamo chiedere l'esperienza al veterano. In altri paesi hanno la pazienza anche di aspettare dietro l'errore del giovane atleta, cosa che in Italia ancora culturalmente facciamo fatica a digerirle, quindi siamo sempre costretti ad appoggiarci all'usato sicuro. Certo. Mister, ti porto un attimo su Napoli-Fiorentina, l'assenza di Torreira nella Fiorentina, a proposito del ruolo nel Napoli, questo piccolo risentimento muscolare. Pesa di più l'assenza di Anghissa nel Napoli o di Torreira nella Fiorentina? No, credo in questo momento di Torreira, per il semplice motivo che Torreira in questo momento sa incarnare più funzione all'interno del gioco di Italiano. Lui nasce, come sapete meglio di me, come play, come quel giocatore, come dicevo prima, che fa da raccordo, ma oggi avendo la conoscenza a 360 gradi hanno capito che bloccare Torreira nella prima costruzione è fondamentale per non dare la possibilità di avviare lo sviluppo alla Fiorentina, e allora Italiano aveva trovato un'altra soluzione che lo sganciava da quel tipo di compito e lo appoggiava quasi direttamente sulla linea degli attaccanti, cosa che è risultata molto vincente, perché la capacità di inserimento a lettura ed è stato spesso il giocatore che ha risolto le partite nell'ultimo recente, perché con il suo inserimento è riuscito anche a fare gol e a determinare dal punto di vista realizzativo, quindi lui ha raggiunto una completezza da questo punto di vista, quindi diventa anche un giocatore imprevedibile da leggere su quello che fa in campo, ed è ovvio che mancando questa figura diventa sicuramente un vantaggio per il Napoli. Il Napoli in quella zona di campo ha la possibilità di variare anche le caratteristiche, è venuto spesso meno Anghissan nell'ultimo recente, visto che ha dovuto fare anche lo straordinario con la nazionale, quindi ha trovato dei nuovi equilibri anche il Napoli in quella zona di campo. Io credo che ovviamente peserà di più questa assenza rispetto a quella del Napoli. Per salutarti mister, l'ultima te la facciamo sul Benevento. Hai svezzato come allenatore Fabio Caserta, conosci molto bene il campionato. Benevento che è in questo momento al quarto posto con un trenino di squadre a 57 punti, il Monza, il Brescia, squadre che lotteranno tutte nei playoff fino alla fine. Ti chiedo se di qui alle giornate che mancano, col Benevento che deve ancora recuperare una partita e che quindi potrebbe potenzialmente andare a 60 punti, a 3 punti dalla capolista cremonese, c'è ancora, credo intatto di sì, il sogno di tornare in Serie A in maniera diretta, e che allenatore è Fabio Caserta? Sì, assolutamente, hanno la possibilità, visto che c'è questa partita da recuperare, vincendola come dicevi tu la porterebbe a 3 punti dalla prima in classifica, quindi ha tutte le chance. Tra l'altro, a mio avviso, ha un organico importante per pensare di poter arrivare fino in fondo. Poi lo sappiamo benissimo che non è semplice vincere tutte le partite, non è semplice arrivare primi perché comunque la vittoria di ieri, che è importantissima, perché da seguito la grande vittoria sul Pisa e 0 di ieri è importante, però Lecce ieri ha messo un tassello fondamentale, questa vittoria fuori casa del Lecce di ieri pesa tanto, purtroppo. Sì, assolutamente sì, e devo dire che dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Pisa fuori casa, Reggio Calabria, che stava viaggiando molto bene da quando è arrivato Stellone, è un segnale molto importante, però
gli auguro ovviamente di continuare questa ascesa, perché comunque Fabio è un ragazzo intelligente che vive per il calcio ed è un allenatore che fa di tutto per far esprimere meglio le sue squadre e i suoi giocatori, quindi non sempre ovviamente si può giocare bene, si può andare a mille, perché qualche mugugno c'è dappertutto, perché ovviamente i ragazzi sono uomini e quindi ci possono essere dei cali. Poi tante volte leggiamo anche di critiche quando magari le formazioni non sono complete, ma questo senza puntare il dito contro nessuno, perché il Covid ancora incide tanto, e quando qualche elemento viene colpito, vi assicuro che per l'atleta non è semplice, non è un'influenza da smaltire, ci sono veramente residui che vanno a giocare poi sulle prestazioni anche a lungo termine dei ragazzi, quindi le performance possono non essere ottimali, ma ovviamente quello che conta di più è la continuità del risultato e mantenere accesa questa luce, questa scintilla che certo possa far intuire che fino alla fine se la possono giocare. Grazie di cuore mister, a presto. Grazie a voi, grazie ciao, a voi, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie ciao. Gaetano Fontana, pochi secondi, stop and go, ripartiamo da Zaniolo. Zaniolo al Napoli, ci viene? Ci va? Boh, lo scopriamo tra poco. Sì, eccoci! Umbè, lo vuoi Zaniolo? Lo vuoi Zaniolo? Umbè, è fatto, è chiuso. Dov'è? Ma che è? Ma chi se ne va? Chiarello, ma dove vai? Che fai? Ma che fai? Dov'è? Ma qualcuno mi riporta Umberto da queste parti. Ma che ti gridi? Oh, che stai facendo? Di la verità, stai con una bella signora. Di la verità. Dov'è? Sei scemo. Questo è pensavo fossi con una bella signora. Lo sai chi si circonda sempre di belle signore? Però, diciamo, le offre, almeno offre la cena, è un galantuomo rispetto a te. Lo sai chi è? Dov'è? Aspetta a me, perché... Tu non lo fai perché hai la tua signora con la quale ti comporti in maniera romantica. Lui invece non è... Io lavoro, punto. Quindi stai dicendo che Enrico Camelio è uno che cazzeggia. Enrico, buongiorno. Che Chiariello ti ha definito uno che sta lì a perdere le giornate, un perditempo. Camelli, che tu hai avuto il Covid, che lo sa. Ha preso gli effetti con... E quindi a te invece che polmone ti ha pigliato in capa. Ma pigliato in capa. Enrico, sai cosa significa prendere in capa? Sì, lo sai. È una bastonata nella capoccia, no? Ecco, bravissimo, perfetto. Detto intanto questo, buon pranzo a tutti. Buon pranzo, Enrico. Allora, tu sei il biografo ufficiale di Nicolò Zaniolo, lo possiamo dire, sei il biografo ufficiale. Beh, gli ultimi due anni penso che non abbiamo sbagliato una virgola, sta tutta agli atti. Ho fatto più smentite su di lui. Qualcuno si arrabbia, però se dopo le cose non succedono mi dovrei arrabbiare io. Fammi allora, solo dire un passaggio indietro, fermati, c'ho un'ultima ora su Osimhen che si è fermato oggi in allenamento. Allora, ci informa il collega Troise. Il risentimento al flessore che gli ha fatto interrompere l'allenamento porta esami diagnostici a domani. Quindi, prima di domani ci sono solo sensazioni ed un sacco di aria fritta. Dopo gli esami diagnostici di domani sapremo se Osimhen ci sarà o meno con la Fiorentina. La volontà ovviamente è quello di averlo contro la Fiorentina. Quindi punto per il momento su Osimhen, che è più una virgola perché dobbiamo tenerlo aperto per domani. È facciamo punto e virgola. Punto e virgola, fai vedere che abbondiamo. È risentimento significa tutto e niente. Le sensazioni che verranno fuori nell'arco delle prossime ore saranno quelle che domani troveranno spazio sui giornali, ma che non potranno certificar nulla se non si arriva agli esami diagnostici che verranno fatti domani mattina. Quindi domani mattina sapremo. Camelio, prego, stavi continuando su Zaniolo. Stamattina no, il dello sport dice che Zaniolo interessa al Napoli, che c'è la trattativa, eccetera, eccetera. Sì, no, io poi il Corriere dello Sport collabora anche con noi in radio e poi si arrabbia, non lo so, devi avere tu. Si diceva che aveva chiesto a Mourinho di giocare, però dopo erano andate per le ultime 5 partite, era sempre entrata, addirittura col Bitesta aveva già titolare. Quindi tu sai, a Roma poi se si escono queste notizie succede un casino, come gira la voce che Zaniolo sta male per finta, non è vero, da venerdì, così lo mettiamo agli atti, lui ritornerà col gruppo, probabilmente non partirà per la partita di conference. Su
parentesi indietro, io le donne le posso anche invitare, ma io vado nei ristoranti dove non pago, quindi è 0-0, quindi devo specificare che come questo intervento Enrico, è 0-0, non c'è esce niente, te lo dico prima. Niente. Allora, prima di questa notizia che è uscita oggi, vi dico che Spalletti non è che gli piace. Ci piace Zaniolo, ma dice, vabbè, che cazzata ha detto, si sa. Spalletti è proprio il giocatore ideale per lui, perché lui ama i giocatori che strappano, Vucinic, Salah, e quindi secondo me Zaniolo con Spalletti farebbe, dai, andrebbe sicuramente in doppia cifra. Detto questo, non esiste nessun collegamento tra Roma e Napoli per Zaniolo, e neanche con il Napoli e con lo staff del giocatore. Mi dispiace, ma ci ho lavorato proprio ufficiale, e quindi devo smentire, e io mi dispiace per i colleghi, ma questo devo dire, questa è la mia fonte, diciamo. Tu sai qual è, quindi. Che è vicinissima al giocatore. Beh, ma tu ci avevi creduto? Ci avevi creduto che c'era una trattativa per Zaniolo? Ci avevi sperato? No. Bene. Proprio lapidare. Ma serve Zaniolo a questo Napoli? No. Perché? Non è né carne né pesce, è troppo esposto mediaticamente, rischia di fare la fine di Cardi. Un ragazzo su qui non punterei, non per il suo valore che potrebbe essere enorme, dovesse esplodere, ma lo vedo molto più vicino a un Balotelli che a un calciatore mentalizzato. Sì. Si fa espellere, si fa ammonire, ha una vita mediatica esagerata, una sovraesposizione social. E se io devo spendere 50 milioni per un ragazzo che non mi dà le dovute garanzie mentali, cioè non è Del Piero. Del Piero io l'ho sentito parlare a 17 anni, veniva dal Padova. Era già vecchio. 35 anni. Aveva 35 anni, era già vecchio, bravo, mi ha rubato proprio la parola, bravissimo, mi ha tolto le parole di bocca. Allora quando io vedo un ragazzo del genere ci investo la qualunque, perché so che questo è un talento che mi torna in moneta sonante. Uno come Zaniolo no. Allora, non ci rischierei niente. A Napoli abbiamo. Ed esplode, diventa un fuoriclasse, perché per carità, se tu lo guardi, potenzialmente è fortissimo, ragazzi, tecnicamente, potenzialmente lui può fare il fenomeno. Potenzialmente. Lo sappiamo. Allora, a Napoli e Ri abbiamo un modo di dire che secondo me è pregnante. Avere a capo per spartere le orecchie, avere la testa per dividere le orecchie. Zaniolo c'ha la testa per dividere le orecchie. Scusami, Enrico, devi sapere che questa è un'autocitazione di Giordano. Assolutamente sì, confermo in toto, lo dico anche a te. No, si dice anche a Roma, però in un altro modo, però ti dico, no, adesso lo dico seriamente, perché io non lo so dall'entourage, ma lo so dalla Roma. Zaniolo veramente è un giocatore che è super un professionista a Trigoria, veramente il primo a arrivare agli allenamenti, rimane a fare i tiri, non tutti rimangono a fare i tiri, le punizioni, quindi lui ci tiene. Quando lui è stato infortunato, vi dico che spesso lui ha esagerato, ha fatto più esercizi di quello che doveva fare, perché lui voleva recuperare, anche se all'inizio veramente aveva pensato di smettere. Non si è preso con Mourinho, tutti i giocatori della Roma con Mourinho sono scesi di valore, tranne un po' Abraham. Pellegrini ha fatto 3 mesi, perché poi adesso ha fatto il gol derby, ma prestazioni abbastanza scadenti. Veretù è sparito, cioè la Roma, io vi dico che domenica aveva fuori Zaniolo e Veretù, e Mourinho dice che la Roma è una squadra di pippe, ecco perché per me lo trovo assurdo. Io ho visto, letto la formazione del Napoli domenica, se Mourinho facesse quello che fa Spalletti, qui è un eroe, non so cosa diventerebbe, il Presidente della Repubblica, il Papa, Jesus, Mario Rui, e Zanoli, Lobocca, che cosa mancava, Osimhen, cioè ragazzi, Di Lorenzo, che cosa doveva fare Spalletti di quello che ha fatto domenica? Ditemelo. E però la Roma è una squadra di tip e il Napoli è una squadra di fenomeni, e io questo non l'ho condivido. Però Mourinho fa passare queste notizie qui, tutti ci credono, io non ci credo. A proposito, non è che voglio paragonarmi a persone immensamente più grandi di me, però siamo usciti dal Covid lo stesso giorno io e Carlo Ancelotti, e che è arrivato a Londra. Io e Carlo Ancelotti, lo sai, cioè c'è comunque qualcosa che mi lega a Carlo Ancelotti, l'abbiamo nel mondo c'è giustizia, di fronte a un grande che esce, una pippa che esce. È la compensazione dell'universo. Camelio, tu ci credi nella compensazione dell'universo? No, io ti dico solamente, ti dico dove sei collegato con Ancelotti, perché questa la voglio fare seria. Vai. Ti fai voler bene con chi lavori, e Ancelotti è amato da tutti, credo il 99% di tutti i giocatori
che ha avuto, questa è la verità, potete chiedere. Io di questo ti ringrazio, però a questo punto bisognerebbe capire perché Chiariello non mi vuol bene, mi odia. Cameli, allora, cominciamo a stabilire. Ma non lo so, mi odia. Giordano già può essere amato al massimo dal 40% della popolazione mondiale, perché il 60% è fatto di donne, e donne che amano Giordano in natura non ce ne sono. Secondo, neanche la mamma, manco la mamma che non lo sopporta più. Secondo, del 40% maschile, a sua volta il 60% uovo vatter. Io sono il primo. Ma come? Uovo vatter, tradotto in italiano, Yevomena. Yevomena. Enri. Va bene. Enri, no. Però parlavo di lavoro, lasciamo perdere donne. No, la vita privata lasciamola stare. Enri, abbiamo troppo. No, devi sapere che ora lui diventa il record man napoletano, perché andando via Insigne che rete pali, ci rimane lui. Vabbè, ti chiamo verso le 3:30 che ti devo dire un paio di cose. Ci sentiamo dopo. Vai. Buon pranzo a tutti. Ciao Henry, grazie. Enrico. Mi hai bocciato Zaniolo. Mi fa arrabbiare. Allora, a Napoli c'è un giocatore che mi fa arrabbiare tanto, anche due. Io c'ho questa arrabbiatura. Lo sai che c'ho l'ansia per Osimhen adesso? C'ho l'ansia per Osimhen. Però ti ripeto, io ho l'arrabbiatura facile per due giocatori. Il terzo non mi arrabbia più. Dilli che poi andiamo. Ma mi faceva venire l'itterizia Mario Rui, che si beccava l'ammonizione cretina tutte le partite per isteria. Mario Rui sta facendo cose mirabili quest'anno, veramente chapeau. Anche sul piano della mentalità. Mi rimangono gli altri due che mi fanno proprio arrabbiare. A molti napoletani chi fa arrabbiare Insigne, il tiragiro, le trovate. A me proprio no. Chi mi fa arrabbiare si chiamano Gerischi e Fabian Ruiz, che sono due talenti, specialmente Gerischi, che io amo più di Fabian Ruiz. Sono talenti che sprecati per quello che loro potrebbero fare e che non fanno. Zaniolo è uno di quelli che mi fa arrabbiare tanto, perché se fosse ben consigliato, se avesse la testa giusta, cioè noi stiamo parlando di un pseudo fenomeno che fa due gol a stagione. Ti devi scegliere tra lui e Barak, ma a fine anno, ma chi ti pigli? Barak dice, ma quello vale un decimo di Zaniolo. Tu lo ma sai, no? Che hai appena menzionato uno dei giocatori preferiti del Napoli per l'anno prossimo, ma probabilmente già lo sai. C'è chi abbia molto. È uno dei preferiti. Vabbè, Dino Manganiello, ben ritrovato, Dino! Buongiorno ragazzi, un saluto a voi ad ascoltatore, eccoci qua. Allora, siamo nella volata finale anche per voi, attenzione. Sì, volatona finale con tante componenti e tante squadre in lizza, pochissime squadre in pochi punti, tra queste squadre c'è anche l'Avellino che è in ansia per Canutè, siamo in attesa degli accertamenti, il ginocchio in disordine, siamo in attesa anche di capire se Maniero invece è recuperato. Però a proposito di volatone, oggi c'è tra l'altro anche una partita, un recupero che interessa molto l'Avellino, visto che si gioca Taranto-Monopoli dovesse vincere, sto facendo tutti gli scongiuri del caso, scavalcherebbe Avellino e Catanzaro, si piazzerebbe incredibilmente al secondo posto da solo, quindi seguiremo anche questa partita, ma chiaramente ci muoveremo soprattutto sull'asse Bari-Avellino prossimo turno, con tante polemiche, frecciatine, schizzi di veleno, le dichiarazioni di Ciro Polito ieri non è che sono piaciute granché a queste latitudini. Andremo chiaramente ad analizzare tutto ciò insieme ai nostri ascoltatori tra pochissimo, il pomeriggio da Supereroi. E allora buon lavoro, ciao. Adino Manganiello, ciao Dino, grazie. Per quanto ci riguarda, stop and go rapidissimo, poi ripartiamo dall'intervista realizzata ieri a Radio Punto Nuovo in esclusiva da Umberto Chiarello e da Alessandro Montano a Luigi De Laurentiis, perché ci sono degli strascichi interessanti da andare ad approfondire tra pochissimo. Sono il solito cialtrone, ammetto candidamente, perché ieri l'intervista l'ha fatta ovviamente anche il collega Giovanni Annunziato, il quale chiedo perdono, sta facendo lavoro pazzesco, io non lo nomino nemmeno, sono una persona disgustosa. Umberto, condividi che io sia una persona disgustosa? Condividi? Sì? Condividi? Perché ti tratti così bene? Vuoi spendere una parola per il nostro ticket Annunziata Montano, che sono tanto bravi? No, non glielo vuoi dire? Grazie di Dio, fino a che non sei tornato tu. Io ribadisco, supplemento di indagine per il Covid di Giordano. Oggi lo sento molto avvilito. Oggi invece quando sono stato a qui, c'è questo, come non dire, non ci interessa. No, c'è questo a Napoli, lo sai, no? C'è un po' di scirocco ancora che soffia.
questo minimo lo di. Fai il poeta, fai. No, ma era bellissimo sentire lo scirocco sulla pelle dopo una settimana di reclusione. Oggi sei stato te stesso, negativo. Esatto, no. Benissimo, benissimo. Antonello Valentini, direttore, buongiorno. Buongiorno a voi, come state? Beh, tutto direttore, bene? Finalmente belli carichi. Qui piove, a Napoli com'è il tempo? No, direttore, c'è il sole, c'è il sole. Ma io beati voi, beati voi. Stato mi è uscito dalla convenzione. Napoli non tradisce mai. Sì. No, ma c'è un bel sole, c'è un po' di scirocco, si sta una favola. Senti la voce di Valentini. Napoli non tradisce, non tradisce. Ecco. Senti la voce di Valentini come squillante. C'ha una specie di come dire, di una body che l'ho fatto. Diretto sei contento, diretto sei contento. Beh, sì, mi fa piacere, sai, io seguo i bari da quando ero veramente ragazzino, con i pantaloni corti, quindi per me, vuol dire, è una questione proprio di passione giovanile irreversibile. Senti, no, ti sentiamo. Direttore, allora, ti voglio far sentire un piccolo estratto dell'intervista che Umberto, i colleghi Annunziata e Montano hanno realizzato ieri con Luigi De Laurentiis. Piccolo estratto e poi te la commentiamo con te, sentiamo. Però la domanda la faccio a lei come persona. Lei è sulla strada dei Pozzo, dei Percassi, cioè grandi giovani dirigenti crescono. Il suo apprendistato da grande dirigente, magari da futuro presidente del Napoli, chissà, lo vede compiuto, ormai si sente pronto per questi compiti così importanti. Ma guardi, io sicuramente ho passato tanti anni durante gli anni del Napoli, ma più nelle retrovie. Questi 4 anni mi hanno insegnato molto. Napoli è sicuramente un'astronave, una macchina molto importante. Continuerò a fare il mio lavoro, il mio percorso, e quando ci sarà un'occasione vedremo. Allora, Valentini, che cosa ne pensi? De Laurentiis, il tema è sempre lo stesso, allora, quella della multiproprietà. Vuole fare presidente del Napoli, vuole fare presidente del Bari, che deve fare? Ma non lo so, questo lo decideranno loro naturalmente. Io so soltanto che in base a una norma approvata dalla federazione, dal campionato 2023-2024 non si possono avere 2 società professionistiche. No. Sarà rinviato di un anno. Dal 2023-2024. Dal 23-24, esatto. Sì, dal 23-24. Sì, sì. No, perché sto dicendo c'ha 2 anni ancora, dal 24-25, bisogna entro giugno 24 decidere. Entro giugno 2024, sì, è giusto. Bisogna cedere. Quello lì successivo, sì. Adesso decideranno ovviamente i De Laurentiis in base alle loro legittime convenienze, ai loro legittimi interessi, non soltanto economici, ma anche, come dire, affettivi, sentimentali. Decideranno che cosa vendere e quando vendere. Vendere il Napoli e tenersi il Bari, o viceversa, vendere il Bari e tenersi il Napoli. Certo, una cosa è certa, che 2 società non possono tenerle, ed è altrettanto certo che non si può fare minimamente un paragone, non si può paragonare Bari a Napoli. Napoli è una grande realtà del calcio europeo, una grande città che ha una storia, una tradizione differente da quella del Bari, però bisogna rispettare la dimensione, la storia e le tradizioni di ogni singola piazza. Io all'inizio di questa discesa in campo dei De Laurentiis sono stato abbastanza critico con loro, perché avevano secondo me sottovalutato la piazza e rischiavano di farla diventare, o volevano farla diventare, una succursale di Napoli e del Napoli, cosa che non può essere, ma non può essere per una questione proprio di serietà, di coerenza. Devo dire, e non mi fa spero nulla, nel riconoscere che dopo i primi 2 anni di incertezze, di qualche palpettio, i De Laurentiis hanno investito quest'anno nella maniera giusta, sia come organico della squadra che come uomini, come nuovi dirigenti, il direttore sportivo Polito, eccetera, e i risultati sono arrivati. Io qualche mese fa, diversi mesi fa, io non ho mai conosciuto di persona Luigi De Laurentiis, conosco
meglio il padre per vecchi trascorsi federali. Ricevetti un giorno improvvisamente una telefonata e sono Gianluigi De Laurentiis, il presidente del Bari. Dico: buongiorno presidente, mi fa piacere conoscermi, dica, cioè lei ha scritto che noi non possiamo la norma qua. Dico: guardi presidente, uno, io scrivo quello che voglio, che l'unico limite è quello del codice penale, faccio il giornalista e scrivo quello che voglio, esprimo le mie opinioni e non accetto lezioni sulla mia, come dire, correttezza professionale e soprattutto sul diritto riconosciuto dalla Costituzione di dire, di manifestare il proprio pensiero. Le dico di più, che questa cosa della doppia proprietà io la condivido, la condividevo e la condivido, e voi, se aveste avuto, come avete giustamente, delle obiezioni, vi siete mossi tardi, avete perso un sacco di tempo, perché sono mesi, questo avveniva a settembre, questa telefonata scorsa, sono mesi che la federazione parla di questo progetto di eliminare per sempre la doppia proprietà. Voi avevate all'interno della Lega di Serie C il presidente Ghirelli, che è membro del Consiglio federale. Il Napoli aveva all'interno della Lega di Serie A due consiglieri federali, Marotta e Rotito. In quella sede avreste dovuto immediatamente sollevare la questione e discuterne. Avete perso un sacco di tempo finché si è arrivati all'approvazione del Consiglio federale della norma contro la doppia proprietà, e adesso, come ho letto anche stamattina sulla Gazzetta dello Sport in un ottimo pezzo di Valerio Piccioni, vi siete affidati all'avvocato Grassani per contestare la costituzionalità o la legittimità di questa norma. Vedremo che cosa decideranno gli organi competenti. Certo. Umberto, che cosa vuoi aggiungere? Dai, prima di salutare Antonello, che cosa gli vuoi dire? No, non molto di più di quello che lui ha già espresso, perché condivido perfettamente quello che ha detto. Io non sono mai stato a favore delle multiproprietà. Penso che Lotito sia stato uno dei guai della Lega Calcio Italiana degli ultimi 10 anni, trascinando e piegando i suoi interessi la Lega, la vicenda Salernitana Docet. Io ero per le seconde squadre, l'ha fatta solo la Juventus, che negli altri paesi hanno dato grande prova e soprattutto servono a valorizzare i vivai, a fare anche le plusvalenze, ma quelle giuste però, perché non bisogna pensare che la plusvalenza sia di per sé un male. La plusvalenza anzi è un bene, perché il player trading consente alle piccole società di sopravvivere e di vivere alla grande. L'Atalanta è l'esempio sommo in tal senso. La cosa negativa è quando vengono fatte in maniera patologica, non fisiologica. Le multiproprietà vanno eliminate. Quindi entro 2 anni mi auguro che non cambi nessuna norma, perché è un'aberrazione del concetto di lealtà sportiva, ma non è più un problema italiano, è un problema europeo, perché non posso accettare che ci sia una proprietà che abbia il Salisburgo, perché abbia Lipsia, o gli americani che stanno comprando più società, perché poi ti puoi trovare allo scontro in Europa League tra Lipsia e Salisburgo, e questo non mi sta bene con la stessa proprietà. Quindi il problema andrebbe eliminato alla radice in tutta Europa. Detto questo, Luigi ci farà capire se rimarrà presidente del Bari, perché Aurelio si ritira dal Napoli incassando una paccata di soldi, o se Luigi si prepara alla successione del padre da qua a 100 anni, perché Aurelio non lo ammazza nessuno, quello ci sotterra a tutti quanti, ve lo dico già in partenza. Ecco, allora, stile regina Elisabetta, vai. Posso aggiungere una cosa, anche non me ne vorranno i miei amici napoletani, colleghi e tifosi, io ho un'adorazione per Napoli, ci vengo spesso, lo sappiamo. È una città fantastica. È tutto inutile che non è questione di, quindi non me ne vogliano per quello che sto dicendo, ma mi capiscano piuttosto. Da tifoso del Bari, io mi auguro, dopo aver criticato a suo tempo i De Laurentiis, rendendogli oggi giustizia, nel senso che gli va dato atto di aver fatto rinascere il Bari dalla Serie D, un po' come è successo con il Napoli, io mi auguro che da tifoso che i De Laurentiis decidano di puntare su Bari e vendano il Napoli. È chiaro che poi lo trovo legittimo questo tuo pensiero. Le consistenze economiche, i mercati. Però ti do una notizia, Antonello. Sono c'è molta più di Napoli che fa il tifo per te. È vero. Non ho capito. È vero. Non ho capito. C'è una notizia, c'è molta parte di Napoli che fa il tifo per te.
io mi facevo scopo, ma voi siete di una malizia che non sospettavo neanche. Ma allora, ma noi perché cerchiamo di mantenere un minimo di Laurenziano, ma Chiariello è una persona cattiva, poi lo conoscerai. Intanto io mi sento di augurare sinceramente, innanzitutto voglio dire che questa formazione del Bari è una vittoria anche del calcio meridionale, che viene sempre, vuol dire, sta perdendo colpi su tanti volte. Io in questo sprint finale, lo dico veramente con grande sincerità, non essendo tifoso di nessuna squadra, se non appunto del Bari e della Nazionale dove ci ho lavorato per 30 anni, io mi auguro che il Napoli quest'anno, facendo tutti gli scongiuri e toccando tutti i cornetti che avete a disposizione, che il Napoli possa finire alla stragrande questo campionato. E ci siamo capiti. Bene così. Antonello, un abbraccio fortissimo. Grazie. A voi. Grazie, buona giornata. Grazie Antonello Valentini. Allora, vediamo se riusciamo a fare un altro collegamento attraverso le sapienti mani di Alessandro Montano. Vediamo se ci riusciamo. Sempre sul tema. Anche perché sarebbe la prima volta che tornerebbe a parlare Paolo Bertoli, che è l'ex trustee della Salernitana. Non è il cantautore. No, Paolo Bertoli è l'ex trustee della Salernitana. Tra le altre cose è il presidente dell'Advisor Council di ANDAF, che è l'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari. Ma che ne sai di ste cose? Che ne sai di ste cose? Da urlare mi trapani l'orecchio, io ti denuncio e ti chiedo i danni allo Torino. Tengo un certificato medico dello Torino. Certificato medico dello Torino. Dice il messaggio, ha detto Giordano mi rende nervoso, altro che il caffè. No, a proposito di caffè, sto tornando a berne nelle quantità industriali. Tra le altre cose, ho scoperto un'insana passione per il caffè alla nocciola, che è una cosa che non dovrei fare perché non è che mi faccia benissimo, però bene così. Bene così. C'è una famosa marca che ne ha fatto. Lo so. Vabbè, detto questo, ce l'ha. Non lo puoi bere tu, perché quello è un caffè, diciamo, da professore, non da ciuccio. Esatto, benissimo, questa l'hai detta. Allora, dottor Bertoli, buongiorno. Buongiorno a voi. Che piacere averla con noi, dottore. L'abbiamo disturbata tante volte in privato. Lei è il cantautore della vita, anche lei. No, non fa il cantautore, ma che dici? Che c'entra? Avrà la passione, qualche passione? Potrebbe avere la passione della musica, il dottore? Ha la passione per la musica, dottore? È vero, assolutamente sì. Ecco, che tipo di musica ascolta, dottore? Guardi, se viene a casa mia trova chitarre, pianoforti, organo. Wow, fantastico. Ma negli ultimi mesi lei ha la fortuna di aver iniziato con la musica, quindi quando tu ce l'hai nel cuore, sei un giovane ragazzo che vieni fuori e allora ti resta per tutta la vita. Allora, quindi lei era quello che ai Falò suonava la chitarra e faceva acchiappanza, insomma, diciamoci la verità. Allora, dottore, ovviamente non scenderemo nel tema Salernitana, anche perché lei ha degli obblighi da rispettare, ed è anche il passato. Però l'abbiamo coinvolta perché si parla tanto di questo tema in ottica Napoli, ovviamente, con Napoli, col Bari, con quello che stanno facendo i De Laurentiis. Io lascio al nostro direttore Umberto Chiarello il piacere di una prima domanda e poi gliene faccio io una seconda. Prego Umberto. Beh, lei sicuramente si è trovato di fronte a una situazione molto complessa, anche perché avevate una bomba d'orologeria sotto la sedia, avevate proprio i minuti contati, dovevate chiudere tutto entro dei termini prefissati che erano brevissimi. Ma c'è il rischio che si possa ripetere un caso del genere? Perché essendoci un termine di 2 anni, qualora si arrivasse all'ultimo istante, si ritroverebbe in una situazione del tutto analoga. Come si fa a scongiurare una cosa del genere? Guarda, intanto diciamo, l'esperienza che ho fatto io è un'esperienza sicuramente professionalmente molto interessante. Siamo arrivati a costruire un progetto che, diciamoci la verità, eravamo tutti impreparati, impreparata la federazione, impreparati i proprietari della società, erano impreparati anche noi nel governo di un progetto che veramente aveva caratteristiche particolari, no? Soprattutto mi riferisco al fatto di avere un progetto in cui c'è un termine entro cui deve esserci un Big Bang, un passaggio.
Secondo me bisognerebbe, perché l'istituto possa essere concretamente utilizzato, dovrebbe esserci un passaggio serio con la federazione, quindi diciamo costruire non tanto un progetto così come è capitato ad esempio nel caso di Salernitana, che era d'emergenza, cioè devi riuscire a intervenire perché se no io non ti do l'autorizzazione a iscrivere la squadra al campionato. E questo è deleterio per tutti, perché pone le persone con le spalle al muro, siano essi i trustee, siano i proprietari, siano essi la stessa federazione, che certamente non ha vissuto bene questo percorso, anche se l'ha diciamo in qualche modo orchestrato lei, a lei posto le condizioni. Quella cosa bella che si potrebbe fare in altre circostanze, dove però possa esserci un minimo di progettazione, è quello di costruire un percorso nel quale i trustee in particolare possono essere trustee, diciamo, senza tutti quei vincoli che nel caso di specie abbiamo avuto noi nella circostanza, peraltro con una tempistica molto stretta. Quindi forse una delle cose che si dovrebbe fare è giocare d'anticipo, cioè non arrivare all'ultimo minuto come è successo in quel caso, ma quindi partire prima. Questo è il consiglio che si sente di dare alla famiglia De Laurentiis? Sì, assolutamente sì, perché se si parte per tempo, allora si può ragionare anche con la federazione, si può ragionare in termini un po' diversi. In effetti giuridicamente quando diciamo passa la proprietà della società al trust, che diventa i trustee diventano gli effettivi proprietari, quindi il vincolo giuridico in effetti cessa. C'è un tema che è un tema sicuramente che la federazione considera, dice: ma può sussistere, può esistere da un punto di vista economico, tecnico, una squadra retta dai trustee, se la squadra ha bisogno di finanza per fare qualche operazione di investimento di giocatori, come fanno i trustee a tirar fuori i soldi? Beh, anche quello, cioè anche questo si può organizzare bene se si ha il tempo necessario per farlo. Umberto, hai un'ultima, così salutiamo il dottore e lo lasciamo ai suoi impegni. Semplicemente questo: nella sua esperienza lei ha trovato delle offerte che erano irricevibili per la loro diciamo sostanza, lo avete anche dichiarato. Pensa che questo tema della multiproprietà tiri molto sciacalli e squali e possa arrivare a far deprezzare il prodotto, in questo caso Bari, che invece potrebbe avere un valore nettamente superiore? Cioè, la vicenda multiproprietà alla fine è veramente un così grande affare per chi acquista poco e cerca di vendere a molto, data poi la scadenza che rende appetibile l'arrivo di sciacalli? Dai tre punti di vista diversi. Dal punto di vista del proprietario di una società di calcio che deve venderla, nel momento in cui il progetto lo prende per tempo e si assicura di avere il tempo necessario, perché il grande difetto che c'è stato nell'operazione Salernitana era la tempistica. Cioè, noi siamo partiti, per fare, ricordando i termini, siamo partiti a giugno e il trust è nato alla fine il 30 giugno, il 27 giugno. Quindi che con una scadenza, con una spada di Damocle che era il 31 dicembre, allora una società di calcio, considerando che comunque il trust ha dovuto partire, essere in grado di comprendere quali erano i numeri sottostanti, ci sono voluti 2 o 3 mesi per poter capire la sostanza della società di calcio Salernitana. Quindi era diciamo, un progetto partito secondo me male, molto male, perché non c'è stato proprio il tempo. E poi soprattutto, visto sempre dal punto di vista di chi vende, se io vendo in una condizione di libertà vendo a un prezzo giusto, ma se io vendo e sono costretto a vendere entro una data scadenza, e soprattutto se questa scadenza è così ravvicinata, allora fa una brutta fine. E se la vediamo dal punto di vista anche degli acquirenti, adesso nel caso di specie Iervolino è riuscito a fare un'operazione importante,
Ma io sono convinto che Iervolino avrebbe potuto pagare anche di più di quello che ha pagato se ci fosse stato il tempo necessario per posizionarsi bene, per spiegare bene come era strutturata la squadra. Lui ha fatto poi un'offerta all'ultimo minuto ed era la migliore offerta che era arrivata, tenendo anche conto che anche dal punto di vista della federazione l'operazione è andata bene perché si è conclusa, ma poteva andare drammaticamente male se non ci fosse stata la vendita, perché sarebbe stata veramente un gran pasticcio. Pensate alle conseguenze, al campionato in corso, alle partite, a come gestire le partite che c'erano già state, come riallocare la posizione in classifica. Sarebbe stato veramente un disastro. Quindi anche per la federazione credo ci sia l'interesse ad un progetto che sia pensato per tempo e portato a casa. Quindi insomma, da tutte e tre le parti, sia che la vediamo dal punto di vista del venditore, se la vediamo dal punto di vista del potenziale acquirente che vuol farla fare, e anche della federazione, tutto sommato la condizione migliore è di un progetto serio in cui ci siano dei trustee veramente indipendenti, come siamo stati noi in questa circostanza, cioè che non avessero nessun legame né da una parte né dall'altra, e arrivare con il tempo necessario a una proposta, a una gara che sia meglio confezionata, avendo il tempo necessario, e a quel punto secondo me il valore della squadra si realizza, cioè si riesce a raggiungere un risultato che a questo punto potrebbe essere di piena soddisfazione anche di chi vende, insomma, senza trovarsi costretto, diciamo, in qualche modo all'angolo a dover vendere a un prezzo. È tutto qua, guardi, secondo me il punto a cui dobbiamo riferirci è delle due l'una: o chi deve vendere la società di calcio è in grado di farlo, ma ci vogliono tempi che non sono brevissimi. Se non ha il tempo, se non ha già i rapporti per poter fare l'operazione da solo, allora si vuole utilizzare lo strumento del trust, che secondo me va bene, ma l'importante è farlo per tempo. Questo è il mio suggerimento. Bene così. Dottore, a me non resta che ringraziarla davvero di cuore. A presto. Ci mancherebbe, a presto. Grazie a Paolo Bertoli, ex trustee della Salernitana. Stop and go subito e ripartiamo. Dov'è Chiariello? Dov'è Chiariello? Dov'è Chiariello? Dano, intervieni. Ma che deve intervenire? Subito. Chiama. Che... Chi cosa? Chiama immediatamente. Portalo via. Allora, lo sai che non è carino che metti l'ambulanza a uno che ha appena finito il COVID? Che cacchio fai? No, io. Guarda, ho parlato pure con Bellomundo, tutto a posto. Ma non le puoi dire ste cose! Non hai ragione, ho fatto pubblicità, ti faccio non il concorrente. Si dice! Dov'è? C'è Furio Valcareggi! Maestro, come stai? Ma sto bene, mi vado sta vigilia, sono sfavoritissimo, però. Mamma mia, però, fammi dai. Grattare, Furio, fammi grattare! Non ti grattare, sei favorito, dai. Ci manca un paio di giocatori importanti. Furio, a noi. Si è fatto male Osimhen stamattina, ma tu che vuoi da me? No. Si è fatto male Osimhen, domani sappiamo se ci sarà o meno, risentimento alla coscia sinistra, ma io non so più a che santo votarmi, sono stufo. No, ce la fa, dai. Si è fermato, ce la fa. Vabbè, comunque. Senti, niente, no, è una partita bella, noi stiamo. La Fiorentina sta bene. Allora, aspetta, Osimhen ha appena fatto una storia su Instagram, visto che l'avevano tempestato di messaggi, grande Giovanni Annunziata, rapidissimo, grande Giovanni. Dear Neapolitans, see you guys on Sunday, forza Napoli sempre. Quindi Osimhen ha detto urbi e torbi che lui ci sarà domenica. Dear Neapolitans, see you guys on Sunday, forza Napoli sempre. Quindi Osimhen ottimista sulla sua presenza domenica contro la Fiorentina, non vuole sapere niente. Osimhen ci vuole essere, punto e basta. Certo. Ma ti piace Furio Osimhen, ti piace? Perfetto, c'ha tutto, c'ha senso di gol, c'ha classe, c'ha corsa, di testa va in cielo, va su, poi è completo, è un giocatore importante, tanto è vero che fa la differenza quando ce n'è bisogno. Quindi, ma la Fiorentina sta bene, sai, la Fiorentina sta bene, però gli manca qualcosa,
domenica c'ha due squadre segnate importanti e quindi siamo sfavoriti, ma lo dico così perché sai, io sono uno sportivo, sono molto per la Fiorentina, ma è favorito il Napoli da morire, anche perché state giocando bene. La vittoria, voi non avete ben capito la vittoria di Bergamo quanto sia di un valore inestimabile, non si vince a Bergamo 3-1 così con questi che sono in calo, tutto quello che vuoi, però sono sempre molto forti, sono una squadra fortunatissima e quindi avete fatto una vittoria strepitosa a Bergamo. Io sono felice, sai per chi? Per Spalletti e per Giuntoli, che sono amici miei. Gli vuoi bene, gli vuoi bene, gli vuoi bene. E anche Peppe Pompini è un grande dirigente e quindi sono proprio contento per il presidente, per Andrea, tutto bene. Napoli è nel mio cuore, prima c'è la Fiorentina però. Lo so. Allora facciamo così, resta un attimo, li conosci i tempi della radio, c'ho 20 secondi Andrea, di testa. Dicevo Chiavelli, sì, vabbè, era chiaro. 20 secondi, resta lì, 20 secondi che riparto da te, 20 secondi. Allora, Umberto, lo vedi? Un tifoso della Fiorentina vuole. Cioè, Furio, per te se la Fiorentina perde a Napoli va bene? Sei quasi contento? No, calma, ragazzi. Calma. No, come posso essere contento della squadra mia che ne so? 70 anni che sto per loro? Però è fondamentale per loro, cioè tu ti rendi conto che ogni punto, ogni 0,5 è fondamentale in questa corsa? Ho capito, noi abbiamo una grandissima classifica, siamo bravi, abbiamo una partita in meno e niente, si sta giocando bene, Firenze è contenta, gli americani hanno fatto un centro sportivo che voi non avete idea della bellezza di questo Viola Park, non avete idea cos'è, ci sono 10 gru alto 100 metri che lavorano 20 ore al giorno, sono lì che è una roba, ieri c'è stato Infantino, sono impazziti, è una roba proprio fatta da questi proprietari americani, da Rocco e Gio Parone, ma è una roba da capogiro, è una roba stupenda, quindi c'è un bel momento a Firenze ora, c'è un bel momento, l'allenatore piace, la squadra piace, il centravanti brasiliano è bravo ma ancora non si è rivelato, però la squadra è buona, e ben allenata, la squadra è buona e ben allenata, sarà una bella partita. Umberto, che vuoi aggiungere, che vuoi dire a Furio? Umberto, vai. Ma non c'è molto da dire, ma Piontek recupera o gioca Cabral? Furio, ma guarda, io credo recuperi Piontek. Io credo recuperi Piontek perché Cabral ha giocato contro l'Empoli, non ha brillato, però c'ha qualità importanti, però non sta brillando, pare un po' sovrappeso e questo è un peccato mortale. Un po' sovrappeso? No, Cabral. Cabral. Ma l'avete fatto mangiare bene, Furio, è colpa vostra. No, è venuto così, dalla Svizzera, formaggini si mangiava. Io si mangio in Svizzera. Che ne so? Ma giocherà a Piontek. Senti, come te la immagini la partita, Furio? È una partita equilibrata, una partita dove i solisti fanno la differenza, voi ne avete più di noi. E quindi una partita combattuta, bella. Ma ora sai, qualsiasi squadra, Napoli, Juventus, Inter, Milan, vincere a Salerno, ma è dura, vincere a Venezia è durissima, vincere a Genova è durissima, vincere a Spezia fa paura. Quindi è una partita combattutissima che si vince sugli spunti dei solisti che da quando sono nato fanno la differenza nel calcio, infatti sono più pagati, sono più belli, sono più tutto, guadagnano di più certe volte, sono ricercati e che sono loro fanno la differenza. Scialbi 0-0 sono tutti 1-0, 2-0 con loro. Raccontami come secondo te la sta vivendo Luciano Spalletti. In conferenza è stato perfetto dopo l'Atalanta, l'ha detto che questo è un treno che non passa più, l'ha detto, è bellissimo, la felicità di un popolo, poi ama Napoli, lo sento. Sì, ma l'hai visto come si è calato? Io non avevo dubbi, lui può allenare tre squadre nel mondo, veramente, Napoli, Roma e Firenze,
ma anche a Firenze, che quando avrà vinto tutto e tutto verrà da noi. Tu pensi che Spalletti viene a Firenze? Prima o poi deve venire. Deve venire. Certo. E quindi ama Napoli, il pubblico vuole essere riconoscente, sa il delirio e la passione che ci mettete, e lui vorrebbe ripagarvi con tutto se stesso. Comunque l'impronta di Spalletti è evidente nel gruppo, perché anche gli scontenti sono contenti, o quantomeno danno il 120%. A volte gli scontenti non sono così generosi, e quindi lui lì ha creato proprio un gruppo di amici con titolari e con non titolari, però fondamentalmente hanno la stessa intensità tutti, e questo è il successo di un grande allenatore qual è Luciano Spalletti. Poi anche Giuntoli è fantastico, Giuntoli si trova poco, ma quando si deve lo trovo. E quindi, perché ci sta sto Zerbin, che anche ieri non ha vinto il Frosinone, ha perso il Frosinone, però lui ha fatto il terzino sinistro. Sì, ma ha fatto su e giù, sembrava Zambrotta, ha messo 10 cross, ha difeso, ha combattuto di testa, è stato pericoloso, ma ha fatto proprio tutta la fascia, ha fatto bandiera 100 volte, a tutta, però ha perso. Sì. Un altro bravissimo è Gaetano. Ha fatto un gol ieri con la Cremonese, è talentuoso, ha fatto un gol pazzesco con la Cremonese, Gaetano. Tra l'altro sono molto amici Gaetano quando erano in primavera. Però quindi sono contento, dimmi. Frosinone a 51. Oddio, ancora un po' rischia, fare i playoff. Rischia un po'. No, faranno i playoff, dai, ce la fanno a farli. Dai. E vediamo che succede. È una squadra buona, questo Gatti che è andato alla Juventus. È molto forte. Senti, per salutarti, chi è il più bravo tra Pioli, Inzaghi e Spalletti? Spalletti. Tutta la vita Spalletti. Pioli, Inzaghi, Spalletti. Confermo, Spalletti. Furio, ti voglio bene, un abbraccio. A voi ragazzi, alla prossima. Ciao. Grazie Furio. Valcareggi, allora. Ma l'hai pagato per fare questa ludodipendenza da Spalletti? Io però salite tutti sul mio carro poi, perché io vi vedevo e vi sentivo avere dubbi rispetto a Dio Luciano. Avevate dubbi, avevate perplessità. Io vi sentivo e lo sapevo, e io mi dichiaravo lucio sessuale anche nei tempi in cui le cose non erano perfette, e io vi sentivo, e adesso tutti sul mio carro siete saliti, caro Chiariello. Abbiamo benissimo registrato questo spezzone di pessima radio per dimostrare i danni da Covid. Signori, ecco cos'è il Covid. Sei salito sul carro. Non dire cazzate, lo sai bene che io dopo Gattuso avrei accettato anche Mircea Lucescu, guarda. Anche Iachini? No, mo non esagerare. Ora vai sull'offesa personale, però. Però tu lo sai che io da quando se ne parlava. Iachini, Colantuono, Castori. No, queste gente che per me dovrebbero dire: signori, ritiriamo il patentino perché non siete più di questa epoca. Per manifesta. Ma Simeone è ancora di questa epoca, Simeone? Sì, perché fa un calcio molto aggressivo, un catenaccio evoluto. Vabbè, dai. Senti, ripetiamo quello che ha scritto Simen. Dear Napolitans, see you guys on Sunday. Forza Napoli sempre, cari napoletani. Cari, ci vediamo ragazzi domenica. Ci vediamo domenica, quindi vuole rassicurare tutti sulla sua presenza in questa partita contro la Fiorentina, che chiaramente è una delle... Again, non ho capito. Guys, see you guys. See you guys on Sunday. Dear Napolitans, see you guys on Sunday. Ti piace come... Beh, c'ho una bella pronuncia, c'ho. No? Non trovi? No. Si parla di quel venditore di fusaglie tra primo e secondo tempo al cinema, più o meno. Il venditore di fusaglie al cinema, ma che dici? Ma è possibile che è tutto cringe? No, ti vedo bene col...
scusami, però perdono, io ti sto facendo un complimento, sei tu che sei come sempre non capisci mai niente. Ecco. Ma se il bibitano di curva diventa ministro degli esteri, tu, e tu col canettino al cinema ti vedo bene. Il minimo posso puntare ad uno scranno all'ONU, posso puntare ad uno scranno all'ONU. Puntare un sottosegretario, siete sottosegretariato. Ma oggi visto quante ne sto cacciando? Afflato, scranno. Oggi mi sto comportando bene oggi. Gli altri si mangiano mezzo vocabolario usato. Esatto, mezzo vocabolario usato. Vabbè, allora noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi ripartiamo dall'Edito Napoli e poi ci torna a trovare il professore siciliano. Pochi secondi. E allora, dov'è Chiariello? C'è, no, non c'è. Sappi, i titoli di trasmissione, l'unica frase che sta riscuotendo molto successo è la frase che io ti dedico, tu non stai buona. Tu non stai diventando un mantra. Un mantra? Però ma non è che siamo troppo aulici, usiamo tutti sti paroloni, mantra, ste cose. Umberto, tu sei lontano dal popolo, tu dovresti essere un po' più del popolo, sei distante, ti chiudi nella tua torre d'avorio, ti senti tu dovresti essere un primus inter pares e invece ti senti extra legem. Mamma mia, ma come parlo bene, che bello. Il fogliette che ti ha scritto l'avvocato amico nostro, che continua a dire che sono Marca Bugia, esattamente, ti conosce come le sue tasche, sì, forse perché gli hai corteggiato una figlia. Ma che dici? Il tuo armamentario che usi con le donne, tutti bucci che vai dicendo. No. Ma io poi sono felicemente fidanzato. Dai, lascia. No, ma quella non è felicemente, quella è la povera disgraziata che sta cercando l'indipendenza plenaria per il paradiso. Mamma mia, poverino. Vogliamo fare di Napoli o vogliamo cazzeggiare ancora? Dimmi tu. Tu oggi l'hai improntata tutta su questo, non vedevi l'ora di tornare a cazzeggiare, vedi un po' che cosa stai combinando. Edito Napoli, andiamo. L'Edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. La cosa che mi lascia più perplesso in questi giorni è che forse lo possiamo anche definire fuoco amico. Non so quante volte nella storia, anzi lo so perfettamente, se metto le conto una a una, perché conosco tutto della storia del Napoli, abbiamo avuto un'occasione del genere. Il Napoli è 7 giorni dalla fine, ma volendo essere proprio pessimisti, in questo momento è teoricamente terzo, perché ha un punto in meno del Milan, ed è a pari con l'Inter se vince a Bologna, avendo gli scontri diretti, la peggio, e quindi è terzo. Il Napoli in teoria è terzo nella peggiore delle ipotesi. Ma è tutto in un punto. 1-7 turni dalla fine. Un'occasione così io non la ricordo, ma neanche all'epoca Maradona eravamo così attaccati agli avversari. Anzi, nel secondo scudetto eravamo dietro al Milan. Detto questo, mi aspetto pagine di giornali e analisi sul momento del Napoli, sulle possibilità che il Napoli ha di scudetto, e dico, vabbè, allora vogliamo fare un ragionamento molto asettico? 34, 33, 33? Oppure vogliamo dire che l'Inter ha un vantaggio sul Napoli e il Milan ha un punto in più, per cui alla fine dobbiamo dare al Milan al 35, l'Inter al 34 e il Napoli al 31. Siamo lì, una percentuale risicata. Diciamo che tra il 30 e il 34% c'è un piccolo range tra le tre squadre. Sono tutte e tre lì. Le condizioni di forma, il Napoli forse sta meglio perché l'Inter è messa male, come gioca male, il Milan non te dà mai, tutte queste chiacchiere alla fine servono a niente, perché ogni domenica i giudizi diametralmente cambiano. In tutto questo però io non faccio altro che leggere cose destabilizzanti. Ma è il momento di tirar fuori la notizia che Osimhen potrebbe andare via a fine anno, perché c'è l'assalto di Tizio Caessembrogno per cifre che superano i 100 milioni? È il momento di fare questa affermazione che è fondata sul nulla, perché la trattativa vera
o chiusa, non c'è. È il momento di parlare di telenovela Osimhen, letteralmente inventandola, perché non è una telenovela, non c'è proprio niente. Parlando dei rapporti difficili del centravanti con i compagni di squadra che non sono contenti che lui sia tardato a rientrare anche se squalificato? Vale la pena? Cui protest? La domanda è sempre la stessa. Cui protest? A chi giova? Al giornalista che tira fuori la cosa per darsi un quarto d'ora di notorietà? No, vanno tutti i professionisti assunti da grandi giornali che hanno il loro stipendio sicuro. Non devono farsi belli per strappare un ingaggio. A chi giova a mostrarsi di fronte al direttore di avere i muscoli più belli degli altri? E perché tira fuori adesso nomi su nomi di acquisti del Napoli che vanno, per esempio, uno come Mario Rui che sta giocando in maniera strepitosa? Perché tutti i giorni deve leggere che Napoli sta cercando di sostituirlo con Tizio Calcembrogno e che lui dando consiglio farà, nella migliore delle ipotesi, la riserva? In questo momento è uno dei migliori giocatori del campionato, cosa che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Allora quando Giordano parla di componenti tutte unite, che io la trovo un po' una sciocchezza, tutto sommato, che i componenti devono unire. I tifosi fanno i tifosi, la città fa la società, la stampa fa la stampa. Non esiste in nessuna città questa unione di intenti, perché neanche a Milano, a Torino. Semmai ci sta il potere che sommerge tutto, che a Napoli non esiste questa cappa sulla testa che incombe. Ieri sera Paolo De Paola, in una amabile diretta web che abbiamo fatto con Eugenia Saporito, è stato nostro ospite e ci ha raccontato le pressioni che la Juventus esercitava su di lui alla direzione di tutto sport, cosa che a Napoli non potrebbe mai fare. No, però mi sa che abbiamo perso il collegamento con Umberto. Cascato clamorosamente il collegamento con Umberto. Vabbè, lo ripristiniamo. Ecco. Mi senti? Adesso sì, vai, vai. Eri rimasto alle pressioni, vai, riparti. Le pressioni. De Paola raccontava che la Juventus esercitava pressioni enormi, enormi, quando c'era qualche critica nei confronti della dirigenza o dell'allenatore. E che quella pressione era dovuta dal fatto che minacciavano il ritiro degli sponsor. La Fiat, la Jeep e quant'altro, cosa che il Napoli non può fare perché non ha questo potere pervasivo. Mi viene l'itterizia quando vedo la nazionale italiana col marchio Jeep o col Fiat, perché è soggetta alla sponsorizzazione del gruppo che detiene la Juventus. Per me dovrebbe esserci una legge che vieta la sponsorizzazione di Lega Calcio, FIGC, di nazionale, di arbitri da parte di sponsor che fanno capo a società di serie A o che sponsorizzano società di serie A, perché c'è un'evidente commistione di interessi. Se c'è un salotto televisivo, c'è un ospite inviso alla Juventus e quel salotto è sponsorizzato dalla Juventus con i suoi marchi, è evidente che ci abbiamo le mani e la bocca legate. A Napoli tutto questo non c'è, nel bene e nel male. Allora mi sto chiedendo, ma perché provare a mettere malumore e destabilizzazione in un ambiente che in questo momento deve invece lavorare tutto in un unico obiettivo? Perché rompete le palle a Mario Rui? Perché? Vi porto un lettore in più? Due lettori in più? Siete miopi, perché se Napoli vince lo scudetto venderete migliaia di copie che oggi manco vi sognate. Cari colleghi, cerchiamo di essere perlomeno intelligenti. Non cercate l'uovo oggi quando c'è una gallina meravigliosa domani che vi potrebbe fare le uova d'oro. State volando basso. Professore siciliano, prof. Ciao Marco. Oh. Buongiorno Umberto e un caro che saluto agli ascoltatori di Radio Punto Nuovo. Professor siciliano, eccoci qui, prof. Allora, sei scomparso. Forse è una grazia del Signore ricevuta, no? Che perché? Umbe, che dici? Ah, ok, allora dobbiamo ripristinare un attimo Umberto. Professore, lo sentivi Umberto che diceva c'è bisogno di questa voglia da parte di tutti di crederci. Ma tu quanto ci credi, prof? Quanto ci credi? Nonostante le destabilizzazioni, perché sono, diciamo, sono mirate, sono scientifiche e poi sono, diciamo, come dire, camuffate dietro questa storia
diciamo che ci sono testate che servono più i tifosi delle tre società più ricche e così via, ma in realtà questo avviene non solo in quelle testate, ma avviene un po' che è un po' diffusa questa cosa. Senti prof, ma come la stai vivendo? Ma la sto vivendo, ho appena ricevuto, come dire, noi abbiamo il nostro convegno più importante annuale che si fa in primavera e quest'anno si fa a Filadelfia ed è stato annunciato in presenza. Probabilmente sarà in modalità blended, nel senso che alcuni andranno, altri magari saranno collegati online, però io, in quanto past president della Società Internazionale di Robotica, sono invitato perché c'è sempre in occasione di questo convegno. L'anno scorso non si è fatto e neanche nel 2020, abbiamo saltato Parigi e Xi'an, no, a causa del Covid. Quest'anno si fa una volta in Europa, una volta in Asia, una volta in America. Tocca all'America, si fa a Filadelfia. E io ho avuto l'invito al Past President Dinner, no? Che è un momento in cui ci si ritrova tutti quanti, diciamo, coloro che hanno condotto la società. Io ho detto non posso ancora confermare la mia presenza perché il convegno inizia nella settimana, il lunedì 23 maggio. Ah. E quindi ho detto io comunque sarò a Spezia l'ultima, qualunque cosa accada. Ma non succede, ma se dovesse succedere io mica mi posso imbarcare per un volo per Filadelfia lunedì mattina 23, penso che sia, diciamo, fuori dalla grazia di Dio. Direi che c'hai da fare e a quel quindi punto. ho detto torniamo, ma fortuna vuole, ho appena scritto un messaggio all'attuale presidente, che poi all'epoca fu segretario della società quando ero presidente, che è un collega più giovane coreano che però ha vissuto in America, solo che lui è grosso esperto calcistico e grazie a me è diventato anche grosso tifoso del Napoli che segue. Per cui gli ho appena scritto un mail, ho detto guarda, tu mi capisci, insomma, sai benissimo qual è la scala delle mie priorità. Per cui in qualche motivo ho detto guarda, diciamo, io auguriamoci. Cioè tu hai fatto diventare un coreano tifoso del Napoli? Ah certo, sì, come no. Infatti io lo chiamo Frank, lui si chiama Frank Park, in realtà si chiama Chung Woo Park, però col fatto che ha vissuto in America si era fatto ribattezzare Frank, perché poi in realtà Park è il nome in Corea, cioè praticamente nome e cognome sono invertiti, no, in Corea. Per cui non so, anche il famoso giocatore della Corea che ci fregò nel mondiale del 66 era Park Woo qualcosa, no? Esatto. Per cui si chiama Frank. Solo che col fatto che lui praticamente è molto, come dire, è amico di parecchi non italiani, no? Ormai lo chiamiamo Franco, per cui allora gli ho scritto ciao Mr. President, perché lui ha iniziato il suo mandato ora a gennaio, no? Che è il presidente corrente della società, e gli ho spiegato la ragione per cui non potevo ancora confermare la mia presenza al Past President Dinner a Filadelfia. Poi magari se è giovedì, venerdì, magari potrei anche andarci, farsi una scappata verso mercoledì. Però, ti organizzo. Insomma, dobbiamo prima vedere cosa succede, ecco. Bene così. Senti prof, ti chiedo solo che cosa ne pensi per salutarti della partita con la Fiorentina, però mi devi fare 30 secondi telegrafico. Sì, allora, sono due partite impegnative perché il Napoli deve riconquistare il Maradona e dobbiamo a questo punto, avendo vinto a Bergamo, io pensavo 7 vittorie e un pareggio, ma secondo me dobbiamo fare 8 vittorie, una l'abbiamo fatta, quindi sono 7 vittorie. La partita è difficile, però ripeto, cioè Fiorentina gioca alto, insomma, e noi dobbiamo assolutamente, come dire, cioè, sfruttando le profondità, però ecco, io ho visto un Napoli molto molto compatto, molto. Dai. I primi 10 minuti allucinanti a Bergamo, però poi ha giocato da grande squadra e credo che ormai ci credino, cioè lo spogliatoio ci crede, quindi facciamo le nostre sette vittorie. Prof, ti abbraccio forte, ci sentiamo in settimana. Senz'altro. Grazie. Sempre un piacere. Grazie. Ciao prof, ciao. A ciao, presto. grazie a Bruno. Ciao, sempre, grazie. Grazie a Bruno siciliano. Dai, torniamo da Umberto che è crollato. È arrivato anche Lucio Belmonte. È arrivato Lucio Belmonte. Io, se volete un consiglio, donne che vi trovate di passaggio sulla doganella, chiedete di entrare per mirare con tanto spettacolo che Lucio Belmonte. Stiamo ritrovando anche Chiarello, lo dobbiamo salutare, problemi di connessione, ma noi siamo più forti di tutto,
siamo più forti dei crolli delle linee internet, Umberto! Ma che grigio, maledetto te! Ma, ma nella tua vita, e non sei di primo pelo, hai mai insultato così tante volte qualcuno? Come io almeno qualche pelo ce l'ho, tu non ce l'hai mai. No, niente, glabro, totalmente. Detto questo, cioè, sono stato insultato più volte cioè, hai mai insultato qualcuno più volte di quello che fai con me? Guarda, io che tu mi trattengo, pensa un po'. Pensa te a quanto. A quanto mi ami, pensa a quanto mi ami. Cioè, vabbè. Guarda, solo se possibile dico, potrei fare il fino a peggio. No, guarda, ci sono due certezze nella mia vita. Io poi allora, che sarò tifoso del Napoli e che sarò anti-juventino. Poi tutto il resto è gender fluid. Poi tutto il resto è fluido, come dici. Beh, tutto fluido, mi rendo conto. È tutto fluido. E invece un'altra certezza. Qual è? Che il professor Bruno Siciliano è leggermente anti-juventino. Ma proprio leggermente, vabbè, mo l'abbiamo salutato. Però così come devo salutare tra po' anche Giamanca, ma io volevo stare un altro po', Io sono tornato adesso. Guarda che i ragazzi sono sotto shock anafilattico, veramente. Ma li vedo, mamma mia. Hanno detto loro che ti mandavo una visita fiscale che ti dava 60 giorni ancora. Li vedo, niente, non è stata cosa. Vabbè, ce ne dobbiamo andare. Chiariello, che vuoi dire? Osimhen dice che gioca, Sì, e l'abbiamo detto. See you on Sunday. Osimhen, vabbè, ma figurati se un risentimento ferito, io lo vedo, un leone, lo vedo, sai come sta, anzi là il problema è sempre l'eccesso di foga il problema. Vabbè, Chiarello, ti saluto, ti voglio bene, ciao. E comunque mi ha chiamato la Plasmon, ha detto che non fanno più contenitori per non avere un fluido come te. Benissimo, grazie ad Umberto Chiarello, che salutiamo con questa massima straordinaria. 30 secondi per ringraziare Alessandro Montano. Ciao Ale, a domani, grazie. Grazie a Giovanni Annunziata, che come sempre fa un lavoro meraviglioso. E poi ovviamente, amici, grazie a tutti quanti voi. Sono stato una settimana lontano, mi sento di ritrovare veramente un gruppo di amici più che di ascoltatori. Grazie ovviamente per seguirci ogni giorno. Parole e microfono, che come sempre a quest'ora passano a Lucio Belmonte per il pomeriggio di musica e di energia di Radio Punto Nuovo. A me non resta che congedarmi, come sempre l'appuntamento è rinviato di poche ore, domani alle 13 con una nuova edizione di Punto Nuovo Sport Show.